Fiammetta, ma che fa qua Molino? Buongiorno Federico. Buongiorno, ciao. È un pezzo sì che non ci si vedeva. Io volevo fare un'intervista a te su Walt Disney e su Biancaneve e Sette Nani, perché Biancaneve e Sette Nani compie 50 anni. Ma un aspetto che particolarmente mi impressionava era forse quello meno evidente, ma che c'era puntualmente in tutti i suoi film, cioè un aspetto più inquietante, più tetro, più sinistro, da fiaba gotica, da fiaba nera. Le parti mi sembrano più belle, più riuscite, erano proprio quelle che riguardavano questa sua capacità di evocare, sempre con lo stesso segno così curvilineo, avvolgente, morbido, soffice, di evocare atmosfere così proprio lugubri, quasi da film dell'orrore. Ma una delle sequenze più belle, anche per una trovata di una grande finezza psicologica, è proprio quando la regina, travolta dalla gelosia perché ha saputo che nel reame esiste una più bella di lei, cerca di costruire un frutto, una mela avvelenata per farla mordere a Biancaneve. E qui c'è proprio una finezza psicologica da grande autore, cioè la regina, per rendere più appetitosa, più irresistibile la mela, tende a farla così bella, così ghiotta, che quasi lei stessa viene invogliata, quasi lei stessa vorrebbe mordere questo frutto avvelenato, e lo tende a un certo momento a un corvaccio nero che gira così nella penombra del soffitto, il quale si ritrae spaventato.